Oh no, cazzo, l'oppressor mi sta sparando. No, cazzo, caspiterina, anzi. Guarda, no, c'hanno i colpi esplosivi. Oh, finalmente i cazzo di idioti senza mani con l'oppressor devono stare al loro posto. Tu sei con laser, non ti tocca nessuno con i colpi esplosivi. Sì, vabbè, vedremo un caso dopo. Ma con l'oppressor finalmente, no, non ti cagano proprio. Finalmente la pace quando sei a bordo del laser, almeno per quanto riguarda l'oppressor. Vedremo alcuni casi nella partita che abbiamo fatto ieri sera in live, perché sono cambiate molte cose su GTA Online, proprio visti i cambiamenti che ha fatto Rockstar Games con l'ultimo aggiornamento. Oltre a questo, finalmente è stata patchata la God Mode. Sono stati patchati tutti i glitch della God Mode, ma ne è venuto fuori uno nuovo. Vabbè, vi lascio al video. A posto. Oh, a molto breve finiremo in Badsboard. Sei tanto in contanti ti bannano? Assolutamente no. Vabbè. Ma? Questo c'ha problemi. Ma? Non vi sto capendo. Oh, c'è la famiglia. La famiglia! No, nessuno vuole giocare oggi, ma mi ha già rotto il cazzo, assassino, quindi farò rientro. Vabbè, hangar. Prova a sbloccare la nuova arma. No, ma non credo. Non credo di avere voglia. Credo proprio per niente di averne voglia, in realtà. A posto. Non l'ho neanche ammazzato. Mi sono danneggiato il laser. Sono un coglione. Quindi dai, è così. È morto. Rip. A posto. È tornato l'Oca Mods. Che cazzo ha fatto questo? Ah beh, mi avrò sparato con i colpi esplosivi. Dai, era ovvio, ragazzi. Ma come fate a non arrivarci? Tu madre. Aspetta. Ah! No, no. Non ho cambiato idea. Vieni. No, sono qui, ma sono qui, bro. Vieni. Pam! Pensa a te. E ora muori, cretino. Rompicazzo di merda. Con sta schifezza ambulante. Tentareggi di giocare normale. Oh, mo' carro armato? Prima la macchinetta, poi il carro armato. Tanto fanno sempre così, non fanno mai macchinette e poi off-radar. Oh, arriverà con sto cazzo di coso o no? Attenzione che c'è l'Oca Mods, potrebbe interessarmi molto più. Minchia, c'ha pure l'arma di merda. Questo in che modo pensa di uccidermi con quella schifezza? Non ho capito. No, il cecchino è una merda. Non è neanche un cecchino. È il fucile da tiratore praticamente, ma senza mirino e con danni abbassati. Guarda che belle le oppressor che non ti possono fare un cazzo. Non ti sparano neanche, non ci provano nemmeno. Lasciano perdere. Così deve essere. Tu stai col laser e loro ti devono lasciar perdere. No? Però quelli con i colpi esplosivi mica ti lasciano perdere. Vi ricordo comunque che questo aggiornamento è uscito anche su PC. Se ancora non avete GTA 5 potete comprarlo a meno di 10€. Qui sotto in descrizione da Instant Gaming, in cui trovate anche tutti i giochi più nuovi a prezzi scontatissimi. C'è Ricida King però, che sta in casa. Ovviamente tutti quelli che hanno King Pro cose stanno in casa. Bro, dove sei? Dove sei, bro? Che cosa stai facendo? Perché non fai. Perché fai finta che io non esisto? Detto in italiano corretto. Perché lo fai finto? Perché lo fai finto che io non esisto, eh? Aspetta un attimino. Dove cazzo vai? Ma tu madre. Devi morire, sacco di merda. Che bello vedere l'oppressor e sapere, oh cazzo, questo non mi romperà i coglioni. Cioè, sono dentro solo di qualche frame, messo così, eh. Sto quasi fuori inquadratura. Se sto fermo non sembro neanche un umano. Sembro una pianta grassa. Ma non nel senso body shaming, grassa perché ci sono le piante grasse. Non c'è un cazzo di nessuno, mi sono rotto le palle. E invece ci. Oh! Dove siete? Ah, eccoli! Oh,
Oh, hanno preso l'oppressor tutti e tre. Ci penso io. Adesso sono di nuovo in un'organizzazione fantasma, minchia. Oh no, cazzo, l'oppressor mi sta sparando. No. Cazzo, caspiterina, anzi. Guarda. No, c'hanno i colpi esplosivi. Ma come fai? Ah, io ero rimasto a quelli che photoshoppavano. No, almeno loro erano creativi. Oh. Pam! Il primo per schernirli, il secondo per ammazzarli. Sì, questo video è un po' alla buona, però domani video importanti, piacere acquisti di GT Online, domani alle 14 e questa sera vi aspetto in live su Twitch alle 20:30. Ma oh, finalmente sto cazzo di tipo. Sì, ma vado a fuoco. Cos'è Far Cry? Dai, che cazzo, mi sta inseguendo il fuoco, che è una colata di lava. Porca puttana. Boom. E vabbè, ma che cazzo fai allora? Che piazzi il C4 e vai via dal C4, ma sei scemo allora. Spieghi che cazzo sta sparando questo? Che non vedo neanche i razzi, a volte sono silenziosi. Ma che cazzo è? Sarà modalità prestazioni? A sto punto mi viene da pensare. Mi ha rotto il cazzo. E... ma vaffanculo! Roccia di merda. Dai, vieni, sbuca la testa. Sbuca la testa, sbucala. Sbucala! Ma dai. Tutte immeritate le kill che mi ha fatto comunque. C'è tre, però. Perché sei uno scarso di merda, devi smettere di fare kill. Ora devi morire, basta. Devi morire e basta. Sono un cyberbullo. Sarò un cyberbullo. Devi morire e basta. Tipo così. Capito? Morire, basta. Allo spawn, neanche il tempo di capire. Fanculo. Bah, come vuoi. Vabbè, questo è proprio scemo. Cioè, a volte io incontro gente. Capito completo, attenzione. Ne ha messo un altro che fa cagare uguale. Puoi morire. Aspetta, ho visto la testa fare capolino. Io non capisco che arma ci abbia questo. Quando mi spara così, dalla distanza. Mi spara dalla distanza come se ci avesse una minigun. Ormai è una mitragliatrice. Il 9M16. Ah, cazzo, potrebbe essere, è vero. Eh sì, guarda che roba. Hai visto? Quello ti sto dicendo. Arriva una raffica allucinante. Ma guarda, vediamo se mi rispara. E vabbè, non mi rispara. Vedi, c'è razzi elettrici, non li sento. Vedo che non li sento. Vabbè, infatti ci ho pensato dopo. Però c'è i razzi elettrici, a volte non si vede il razzo, si vede solo la scia, sì. Bro, do you have any weapon? Non lo so, sono molto strani i suoi razzi, devo dire la verità. Non sono come gli altri. Sono diversi. Questi non vanno a segno. No, ho abbandonato. Qua c'è uno che è XL Nightmare. Poi c'è uno che si chiama ILX trattino trattino basso Danger. Trattino basso, non underscore Incant School Parking Merd. Ah, t'ho preso uguale, scemo. Sotto alle gru, pensavo di non essere preso. Pem. Ok, let's go. Oddio, è stato raggiunto il numero Maximo. E lui è in Vantasi o Casio? Dove sta sparando? Non ho capito. Cazzo, ha sparato nel punto giusto. Pam. No, non l'ho preso.
perché non lo fai andare? Creati il tuo glitch se hai il coraggio. Ma no, la ricarica di merda. Ah! Ah! Ecco incubo. Vabbè, guarda, se questo è forte per come si è fatto killare prima. Oh, c'è le Hachk. Oh, sto sentendo cose strane. Sto sentendo le Hachk. Aiuto. Le Hachk. Aspetterò. Ora posso giocare serio. Finalmente che c'ho il CEO. Adesso salgo di qua. E gli sburro tutto, guarda. Non posso salire ulteriormente. E quindi scenderò. No, non di qua. Ma quanto sei cretino. Beh, il TPS che non spawna mi è molto d'aiuto. Serve l'Op Vessel. Grazie. Non l'Op Vessel. Me ne vado sopra su Opval Container. Ecco, scusami, bro. Devo un attimo prendere i colpi. Vado al ladrone Station. Ladrone Station del bro. No, ha preso lo spavo. E vabbè, mo vi faccio esplodere pure quello. Faccio ingoiare. Ingoiare il fuoco. Guarda quanto è superbo. Con lo spavo. Dai, avvicinati. Ma ci penso un attimino, perché tanto con i missili, tipo missili ne servono. Oh, tanti. Non mi sembra molto stazione questa. Posso sparare in manuale? Fatta. È grande la turret station. Porta in alto la mano. Segui la turret station. Ora lo killo col drone. Sei un gran coglione. No, che ha fatto? Ah, l'Ovganivassion. Ah no, si è suicidato. Ok, let's go. No, 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 no. Perché l'hai fatto? No, stanno a prendere il laser. Il laser. C'ho bello succhiapisello. Oh no, è arrivato Danger. Ah, vedi che si voleva spawnare la merda. Sta merda. Si è spawnato l'Hydra, voleva andarci, ma non c'è riuscito. Non c'è riuscito. Sei una merda? Non vali un cazzo. Sì, sì, buttami la macchina addosso, questo è il suo amico. L'ho killato, oh. Bobby White. Ora gli mando un pochino. Mamma mia, quando non ce la fai, non ce la fai. E lui non ci la fa. Porta in alto la mano. Sbrullami tutto l'ano. Pum. Ora muoio. Non avevo modo di scappare. L'avevo visto la granata. Puoi metterti in organizzazione fantasma se sei sotto di 3 kill. Cioè così hai ancora meno probabilità di fare qualcosa. Mi hai rotto il cazzo. Sparisci. Beh, ecco, come avete visto da questo video, una delle cose più importanti di GTA Online, ossia la rottura di cazzo causata dall'Oppressor Mark II, è cambiata. E questo, secondo me, vale anche solo per sto particolare tutto l'aggiornamento. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.